Mai visto tanta energia spendere per una causa del genere? Ha minacciato anche le dimissioni per fermare questo progetto. Allora, carissimo direttore, io le energie le spendo ma per le cose serie. Siccome stasera si tratta di una discussione, di un problema serio, spenderò non solo queste energie di questa, ma continuerò ancora a spendere per il bene del mio paese. Non è possibile essere presi in giro da quattro persone, venire poi a Motta Montecarlino e raccontare ancora maggiore frottole e fesserie, ancora non lo possiamo accettare. Io non ho mai visto, sto tutte le sere, sto assistendo delle trasmissioni su tutte le emittenti Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai. Non ho mai sentito parlare bene di questi extra. Premetto, non sono un razzista, per l'amor di Dio. Avevo proposto, vorremmo proporre, se ci fossero due o tre famiglie da ospitare a Motta, senz'altro lo faremo, ma portare a Motta 40-50 persone non se ne parla proprio. Non ci vede neanche un minimo aspetto positivo di questo progetto? Io assolutamente non vedo nessunissimo aspetto positivo, anche perché non sono io a parlare. Io questa sera parlo a nome di tutta quanta la popolazione di Motta Montecarlino e non a nome mio personale, sia ben chiaro. È disposto anche a dimettersi, ha detto. Certamente, giovedì sera formuleremo un consiglio comunale, abbiamo già indetto alle ore 18 di giovedì, poi dopo domani, per portare proprio nelle carte comunali quello che stasera è stato detto. Io da stasera stesso dico che nel momento in cui ci sarà la presenza di un extracomunitario a Motta rassegnerò le mie dimissioni irrevocabili. Mai visto comunque sindaco un fronte così compatto, cioè non c'è una voce fuori dal coro del no. Ma certamente, perché la gente è qua, l'unica cosa che ci resta è l'aria e la tranquillità dei nostri ragazzi. Perderemo anche questo, abbiamo perso l'ospedale, abbiamo perso il tribunale, abbiamo perso il pronto soccorso, non abbiamo delle strutture ricettive. A questo punto che cosa facciamo? Portiamo nei nostri luoghi gente che non conosciamo? No, assolutamente. È stata una sorpresa per lei, cioè non per me è stata una sorpresa, io l'ho saputo venerdì 4 novembre presso la prefettura di Foggia. Nessuno si è degnato di mandare qualcosa di scritto al comune di Motta Montecarlino.